Ostia Parade 1956. Quasi tutti i giorni ce ne andiamo al mare. Con mia sorella Lucilla abbiamo il rituale appuntamento con l'amica del cuore di sempre, la signorina Rossella Giustiniani, proveniente da Monte del Gallo. Appena in auto, due risate, un po' di chiacchiere e poi via verso il mare, dove il sole ci aspetta per cuocerci a dovere. Questo signore è Sandro Ciotti e lo stabilimento che ci attende è la vecchia Pineta al Lido di Roma, con di nuovo Sandro Ciotti inquadrato di spalle. Questa è la cabina che nei primi tempi prendevamo giornalmente. Sandro Ciotti con mia sorella Lucilla. Questo biondo vichingo è Clemente Cartoni, con l'inseparabile scatolone di crema Nivea pronto per la rituale scottatura. Ciao Clemente, come stai oggi? Mia sorella Lucilla. Volantini pubblicitari gettati dall'aeroplanino a bassa quota. E il solito ragazzino rompiballe che si punta addirittura quasi dentro l'obiettivo. Ma però, Anna, la signorina Rossella sulla riva tra un gruppo di bagnanti e di amici, ma i nostri vicini di casa di via Guido Alfani, i coniugi Carter. Continua il chiacchiericcio. Bruno Corelli, un simpatico caratterista del cinema italiano degli anni 50. Roberto Giuliani, carte da parati, le più belle e le più sciccose di tutta Roma, con un gruppo di suoi amici. Sul Moscone, tra le onde del mare azzurro, Lucilla Pandolfi con la duchessa Giustiniani. Di nuovo Clemente Cartoni con il signor Giulio Fraccaro e adesso, signore e signori, occhio al gruppo che vi presento. Lina Wertmüller con il naso perduto, che dà una manata sulla spalla di Nino Manfredi, un affettuoso bacione. In piedi, sua moglie Erminia in attesa di Roberta, accanto a Nino Manfredi, Dino Curcio, sulla sinistra Mia Lucilla. Erminia, Ferrari in Manfredi. Che delizia. Questa è Luciana Baldino, poi signora Garrasi. Suo padre aveva un negozio di camicie per uomo in via Marcantonio Colonna, angolo Piazza Colla di Rienzo. Mi sta parlando del Bain de Soleil di Antoine. Se vissi com'è bronza, se vissi, me lo metto sempre con dei risultati più che positivi, eccezionale. Nino Manfredi. Amore, Carlo Giuffrè, io non posso farmi riprendere, perché ho venduto la mia immagine a Dino De Laurentiis. Il signor Pino Rocchi, amico dei Manfredi. Un gruppo di giovani abbonati dello stabilimento, desiderosi di essere ripresi, e io l'ho ripresi. Questa sdraiata, indovinate un po' chi è? Marina Bonfigli e la dirimpettaia con pernacchia, Lea Tuzzi. E adesso vi presento Fulvia Mammi. Lea Tuzzi col cappellino rosso, mia sorella Lucilla a destra intenta a prendere il sole. Primo piano di Marina Bonfigli. She's very nice girl. She's so sexy, she's so pretty, she's so glamour. Due aficionados della vecchia Pineta. Giuliana Baldoni, una donna strasimpatica e bella, insieme a Natina Calò.
Il sottoscritto che fa le lontananze ad una collega della compagnia del teatro comico musicale di Radio Roma. E anzi, devo anche aggiungere, ottima attrice e doppiatrice Wanda Tettoni. Questo Nettuno senza tridente che sgorga dalle acque, devo proprio ammetterlo, era il più favorito, il più conteso e il più ammirato da tutte le sirenette di così ricercata riva. Ve lo presento subito. Paolo Pieri di Firenze, simpaticissimo e direi anche piuttosto belloccio, vero? Ma è l'ora di pranzo e ci abbiamo tutti una gran fame, soprattutto Erminia Ferrari Manfredi che è costretta per due. Di fronte a lei, invece, le Aduzzi, magna addirittura per tre. Marina Bonfigli, con allora sua consorte Paolo Ferrari, stanno dialogando con Gemma Griarotti, attrice di prosa della Rai degli anni 50. Eccola qua. Primo piano di Paolo Ferrari, per gli amici Tao. Di nuovo l'Adone dagli occhi lilla. Qualche dettaglio dell'amato arenile. E voilà, all'improvviso Paolo Panelli. Sua moglie, dice Valori, insieme a Flora Carabella Mastroianni. Un piccolo show panelliano. Zibidi, zibide e mbugace. Guardate che delizia, Barbara Mastroianni. E certo. Ti piace stare qui? Al mare, eh? Sì, mi piace. Allora, bice, questo cappello che ci fai? Te lo levi, te lo metti? Ah dai, buttalo via che devi salire sul pattino, sei attesa. Alle belle statuine, via, certo. Eccole qua, le statue. Grazie, Graziella e grazie Arcangela. Giù l'avanza, Vanelli, via. Questo signore è Stefano Sibaldi, uno dei pilastri della famosa CDC, compagnia doppiatori cinematografici, e questi sono i suoi figlioli. Di nuovo Barbara. A chi levare boccacce? Clemente Cartoni si rifà le chiome. Flora Carabella Mastroianni insieme ad Elio Pandolfi, ossia il fascino del dialogo. Meno male che ce l'ha presa diretta. Ma adesso me lo ricordo, sì che me lo ricordo. Voleva che io le facessi King Kong che danza e canta sulla spiaggia della vecchia Vineta. Sai che spettacolo edificante? Bah, mi tocca dappertutto, non si sta un momento ferma, guardatela, guardatela. Una tata di casa Mastroianni ci guarda interdetta. Ma ecco qui, sempre la deliziosa Barbara. Questa è un'ora molto bella perché sono le 5 del pomeriggio. E come si sta bene? E chi è sto mausoleo? Mamma mia, sparisci, dispar vision, dispar. Meno male che è sparita. Che pace. La donzelletta vien sull'arenile col cappellin di fiori pieno e lei così... così sottile. Ah,
Ancora i coniugi Manfredi. Lei intenta cucire. E beh, il primo bebè è in arrivo, lui il letargo. Franco Fabrizi e Ruggero Mastroianni. Me lo ricordo perfettamente, io lo divertivo moltissimo a Franco Fabrizi, si faceva un sacco di risate con me. Ruggero Mastroianni, identico al fratello. Guardate un po'. Questo ragazzetto si chiama Giancarlo Baldoni ed è figlio di Giuliana Baldoni, una delle due aficionados della vecchia Pineta. Di sfuggita Gilberto Tofano e Gigi Ortuso. Di spalle e purtroppo in lontananza Eloisia Cianni, ex Miss Italia. Il signor Carlini, quotato operatore del cinema, fa disinvoltamente un tuffo in acqua. Erminia Manfredi, panza al vento, si riposa. Ininterrottamente si gioca e ci si arrabbia al gioco dei cavallucci. Ci si gioca tutto il giorno, addirittura a turno. Elda Tattoli! Ma che stai riprendendo? Ma io non sono fotogenica! Le lontananze di Aroldo Thieri. Questo bel giovanotto a fianco del signor Carlini è il signor Mauro Bolognini. Guardate un po' che bellezza, che pelle alabastrina. E questa signora che sembra Maria Pia di Savoia è la signora Carlini. Un totale dell'Allegra Brigata. Di nuovo i famosi cavallucci, sempre ad arrabbiarci. Pandolfi, Sofia Loren. Ma lasciatemi in pace, io sono l'incognita. Una dormitina e poi un inoltro tra cosce e gambe, dei suoi amici. Elsa Camarda, in arte Mara Landi, prima moglie di Aldo Giuffrè. Mentre suo cognato, il signor Carlo Giuffrè, si concede al Dio Sole, ci avviamo così alla conclusione di questo simpatico ricordo. Ah, ma di chi sono queste belle gambe? Ma dico, ma come sarebbe a dire? Sono di Silvana Pampanini, oh Dio mio. Che bocca piena di denti, che occhi pieni di colori. Ma dove li porta questi angeli custodi? Ma sì, dove ci porti? Ci vuoi concupire? Ma sì, sì, faccia un po' quello che ti pare piace. Distruggici, consumaci a tutte e due. Sì, Silvana, andiamo. Andiamo, Silvana. Che bella donna.